Allora, questo è sempre della linea Extendable ed è un Byrannosaurus Rex. Ma che fantasia ci vuole? Ma poi guardate le mani, quattro dita, ma cos'è sta roba? Spennellato pure questo, addirittura questa non è nemmeno vernice, è colla. Cioè questo gli hanno incollato questa parte, vedete qua, guarda, col silicone. Hanno unito i due pezzi. E poi già che c'erano rattoppati i vari buchi che si creano inevitabilmente quando... Abbiamo visto anche di che sostanze in realtà sono fatti questi animali della resta. Ragazzi, questo qua però ha resistito veramente poco, ragazzi. Il Byrannosaurus Rex ci ha lasciato troppo presto. Eppure mi piaceva. Però si può rincollare, eh? Se vi procurate queste palline di polistirolo potete sempre riutilizzarlo. Ma che schifo, ma poi non si staccano. E come vi avevo promesso, adesso voglio invece estendere al massimo il mio tirannosauro della resta. Vediamo quanto cazzo riesce a allungarsi con questa faccia da ebete che si ritrova. Voglio proprio vedere finché non gli si stucca il collo. Allora, proviamo. Anzi, voglio proprio farlo bene. Ragazzi, ci siamo. Il momento è topico. Guardate, ho anche la stessa colorazione di questa schifezza. It's incredible, it's fantastic. Allora, proviamo l'estensione, cioè questo ha un unico scopo, questo dinosauro, extendable, quindi estendiamolo. Allora, pronti? Vediamo, ragazzi, la coda si allunga abbastanza, il corpo anche, molto molto più del Byrannosaurus Rex. Guardate, ragazzi, veramente non mostra segni di cedimento, lunghissimo per lui. Inizio a sentire un po' il collo cedere, però ancora regge, siamo pressoché più o meno al metro, ci stiamo avventurando verso confini inesplorati. Sta resistendo tantissimo. Super extendable. Oh, partito. Però non sul collo. Vedete, gli è partita praticamente. Ha smantipolato completamente. Gli è partito il cervello. Però si può continuare perché quello era un punto per me troppo delicato, ma io voglio vedere quanto resiste sul corpo. Parte anche lui. Almeno adesso si regge. Sono riuscito a farlo reggere. Sono riuscito a farlo reggere. Ecco qui i nostri due eroi dopo la recensione. Cioè, notate veramente la cosa stupenda. Sono più belli adesso di prima. Sono riuscito a migliorarli. Tra l'altro con questo fondo innevato. Pallina ovunque. Questo è ciò che rimane di un extendable. Mi terrò queste palline per giorni addosso. No, c'è ovunque, dappertutto mi sono schizzate palline. In bocca pure. Peggy 18. In bocca.
caccerò ovunque! Questo è quello che si direbbe rompere le palle. Adesso proviamo a superare gli 80 centimetri. Per lo schifosauro anchilosauro. Pronti? Via! Siamo sui 30. 40, un gioco da ragazzi per lui, 50. 60 centimetri. Ma la cosa più incredibile è che su queste palline, guardate, l'Extendable si muove. Vedete, ha un movimento incredibile. It's fantastic. E anche sembrano palline di mercurio. Ragazzi, con cosa è fatto Extendable? La testa dell'Extendable pare fluttuare sulle palline. Si muove a modi autoscontro. It's incredible, ragazzi. Sembra pattinare sul ghiaccio questa testa. Secondo me è ancora in vita. Eccomi, ragazzi. Antica Patosauro versus Dinorek. Chi la spunterà? Allora, facci vedere, dai. Fa arriva a 1,5 metri e manda a casa tutti. Sarà difficile superare 1 metro, ragazzi, ve lo dico. 1 metro è tanta roba. Ma adesso dobbiamo estenderlo. A costo di saltare per aria insieme alle palline. 3, 2, 1, go! 40, 47, 50, 50, 60, 70, 78, 80, cazzo, unbelievable, 90, 100. Ragazzi, c'è, incredibile, non cede. Questa è la vera essenza di Extendable, riuscire a reggere estinzioni ipergalattiche. Lui non cede, compratelo, compratelo, perché lui è un vero Extendable. Non cede, vale la pena. Pensa come vi potete divertire in giro a fare così. It's incredible, it's unbelievable. Ho visto una pallina. Extendable! Piovono nidi di corvo. Ho fatto cadere un nido, cazzo. Unbelievable. It's incredible. Un nido di corvo. Extendable. Non lo fate. Non lo fate. E a questo punto mi viene voglia di estendere un altro extendable, perché cioè e adesso estendiamo il triceratopo, che poi triceratopo, cioè vabbè, parliamone, perché sembra piallato sotto il mento, cioè io non lo so, ma questi dell'extendable, ma fate dei dinosauri carini almeno, perché chi è che se li compra così? Extendable! Palline.
Palline ovunque. Tanto ormai siamo invasi, ragazzi. I palline dappertutto. Sono diventato The Snowman. Frosty the Swamp. Sì, era uno sgorbio effettivamente. Complimenti. Raramente ho visto dinosauri a Pua, mai uno spinosauro. Aspetta, forse uno spinosauro a Pua lo conosco. Extendable!